siamo d'accordo di migliorare la qualità delle informazioni. Ci sono molte cose nascoste sotto le carte, nascoste che non sono arrivate ai cittadini. Perché i cittadini si formino un convincimento, devono sapere, perché sappiano ci vuole una buona comunicazione. Quindi noi stiamo facendo un impegno collegiale per migliorare il quadro del sistema informativo, sia per quanto riguarda i dati finanziari, sia per quanto riguarda i dati procedurali, cioè sapere, in altre parole, quante delle case, ad esempio, per una cosa, parlare di cose concrete, delle periferie delle città, delle periferie dell'Aquila, sono già state istruite, quante lo saranno, fare delle previsioni. La conferma del vertice del commissario è implicita nelle modalità del lavoro che stiamo facendo in questi giorni, è già stata fatta dal governo. C'è, avvertiamo tutti insieme, a cominciare dal commissario, l'esigenza di snellire quella governance, di renderla più cogente, di adattarla anche al fatto che siamo in una fase più avanzata. Io poi personalmente mi sono trovato in questa vicenda aquilana sin dall'inizio con grande piacere, spero di poter ritrovare nel giro anche dei prossimi 60 giorni quell'entusiasmo che è diventato invece a volte, come dire, ripiegamento individualista, sui piccoli interessi di ognuno e non di una visione di una città e di una comunità. E non ci sono assolutamente rischi che risorse finanziarie scarseggino. Ho letto in queste settimane preoccupazioni, sacrosante in un paese dove si è persa fiducia, sacrosante. Preoccupazioni che ci sia da qualche parte qualche volontà perversa di frenare i processi perché i soldi non ci sono. Di soldi ce ne sono molti, le risorse finanziarie sono abbondanti, aspettano solo di essere utilizzate bene e con rigore, perché ricostruire non vuol dire farlo con rigore. Il paese tutto ha messo a disposizione dell'Aquila delle ingenti risorse finanziarie e anche il paese attende di essere informato circa il fatto che queste siano usate con costi di ricostruzione contenuti, limitati. Esiste o sarà in agenda del governo una posizione sulla legge per la ricostruzione? Nel Parlamento c'è questa discussione, quando il governo avrà terminato, diciamo, questa sua ricognizione, se ci saranno delle utilità, quel veicolo potrà rivelarsi interessante. Già dal 15 marzo i cittadini potranno cominciare a presentare i progetti, almeno quelli dello stralcio. Vi sono due ipotesi, una che resta a filiera, però abbiamo chiesto a questo punto che la filiera lavori anche con particolari, diciamo così, modifiche dell'iter, quali quelle che noi abbiamo più volte proposto e che il ministro ci ha chiesto. E c'è il problema dei soldi dell'emergenza da dare subito, quindi entro il 15 verrà rinnovata, credo, completamente l'ordinanza che ci darà i soldi per arrivare al 31 di dicembre. Infine, si affronta il problema della governance e la governance subito dopo le elezioni amministrative, il commissario lascerà e i poteri torneranno ai sindaci e il presidente della regione farà finalmente il presidente della regione. Una cosa io posto, piani di ricostruzione, poiché non sono definiti se non nel decreto 3, stanno diventando una sorta di roulette russa o ancora un po' come azzeccare, lasciatemi usare questo verbo, il piano di ricostruzione che stia bene per avere l'intesa è diventato come fare il Superenalotto o il 5 più. Allora io ho chiesto di fare una griglia, cioè si deve sapere adesso da parte del ministro, deve preparare una griglia che io chiederò di condividere, che sono i criteri con i quali si approvano i piani di ricostruzione. Oggi abbiamo sentito opinioni anche abbastanza diverse, ma abbiamo fatto un bel passo, no Gianni? Sicuro di sì. Io sono molto soddisfatto, credo che si sia preso atto del fatto che la ricostruzione, seppur deve accelerare, ha prodotto già importanti risultati, che tanto si potrà fare ancora, naturalmente perfezionando anche i sistemi di governo, perfezionando alcune fasi procedurali, ma su questo con il governo si sta lavorando con grande intensità, attenzione, ma anche con i sindaci. Prima o poi bisogna andare verso un ritorno alla normalità, anche per evitare gli alibi che molto spesso per molti possono essere utili e quindi ognuno magari si assume le proprie responsabilità. Ritengo che questa è una proposta che io ho già fatto al Presidente Monti quando incontrai il Presidente Monti, l'ho ribadita oggi. Credo che si debba avviare un percorso per il ritorno alla normalità. Il governo ha inteso mantenere il ruolo del commissario, quindi io lo faccio non con il piacere di farlo, ma con il senso del dovere di Quindi dopo le elezioni? farlo. Ma sicuramente, ma io, sì, ma sicuramente Il governo su questo? Il governo ha una
forte fiducia nel commissario Gianni Chiodi. Le cose sono cose fatte, le cose fatte a volte sono evidenti nel micro, ma non siamo riusciti, non abbiamo tutti insieme raccontate quanto potremo, e questo crea anche questo tipo di domande.